Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi vi parlo di Shen, vi insegno a giocare Shen nella giungla e non solo, vi dirò anche come carriare alla grande con Shen. Questa partita ho finito 14-2-12, una roba del genere, un punteggio ovviamente molto buono. Secondo me Shen è veramente forte e in realtà ve lo straconsiglio sia per la sua R che per il suo kit, che in realtà fa sorprendentemente tanto danno. Ora togliamo il Fog of War, ok? No, scusate, lasciamolo. Della Blue Team, perfetto. Così abbiamo la visione nostra. E prima di iniziare, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblico. E annuncio grosso dalla settimana prossima, il martedì sera dalle 9 alle 11 e il venerdì sera dalle 9 alle 11 streamerò su Twitch questa volta. Ora vediamo come va questa azione. Flasho Q attraverso Blitzcrank, autoattacco e morte di Blitzcrank. E va bene, ho fatto questa cosa perché volevo la kill, perché volevo proprio carriare. In questo game siamo in Silver 2, quindi se siete dal Silver in giù sapete che questa cosa, insomma, potete farla anche voi tranquillamente. Il fight qua andrà avanti, ma mi sembra che non succederà nulla. Quindi, prima di andare a parlare di tutte le abilità di Shen, vi ricordo questa cosa: che martedì dalle 21 alle 23 e venerdì dalle 21 alle 23, tutti i venerdì da qui a in avanti, streamo su Twitch. Siccome lo streaming diventerà regolare, lo trasferirò su Twitch e non qua su YouTube, ok? Quindi dalla settimana prossima, ricordatevi, martedì e venerdì dalle 21 alle 23 mi trovate su Twitch a streamare League of Legends, e uno dei due giorni streamerò Resident Evil, perché sono un amante di giochi horror. Comunque, andiamo a Shen. Allora, innanzitutto vi parlo un po' delle rune che ho preso, perché con Shen ho preso in questo caso Press di Attack, ok? Che è una roba che di solito non si prende molto con Shen, ma se volete un playstyle un po' più aggressivo ve lo consiglio perché sinergizza benissimo con la Q di Shen. Quindi ho preso Press di Attack, Trionfo, Leggenda Alacrità, Colpo di Grazia e poi in secondo ho preso Dominazione. Con tutte e due le rune che ci danno, ci fanno curare, ok? Quindi Revenus Hunter e non Cheap Shot, ma quello vicino, che non mi ricordo come si chiama. E poi ho preso Attack Speed, Attack Damage e Armatura. Ora, per quanto riguarda la build, scusate, la clear, avete visto che sono partito dal Red Buff, perché in realtà Shen, almeno in early game, preferisce fare campi singoli, ok? Perché uno dei nostri item core sarà la Tiamat. Adesso vi parlo un po' delle abilità di Shen appena finisce questa gank, così che potete vedere quali sono. Allora, mi avvicino perché vedo ovviamente lui che lui torna indietro per qualche motivo. Utilizzo la Q e la E per tontarlo. E la gank però finisce abbastanza male perché arriva lì. Io credo che posso rientrare in fight, perché la Q su lì ha fatto molto molto danno. Utilizzo la mia Q, però arriva anche Ekko, quindi siamo costretti in realtà ad andare via. Non so se Garen. Ok, utilizzo la E su Ekko per impedirgli di attaccare Garen. Prendo la kill su lì e arriva anche Morgana, che immobilizza Ekko. E chissà se riusciamo. Utilizzo la Q e prendiamo anche la kill su Ekko. Buona rotazione da parte di Morgana. Una rotazione che sinceramente non mi aspettavo. Utilizzo il taunt su Nasus, ma non credo che riuscirò ad ucciderlo. Va bene. Ok, quindi vedete che questo early game sta andando abbastanza bene. Questa gank è riuscita alla fine. Abbiamo preso due kill per una. E la parte è all'inizio. Siamo riusciti a prendere la kill su Blitzcrank. Ora vi parlo delle abilità di Shen. La passiva, che si chiama Ki, barriera del Ki, praticamente consiste in questo. Dopo che noi utilizziamo un'abilità, quando utilizziamo un'abilità, otteniamo uno scudo, ok? Quindi schiacci W, ottieni uno scudo, schiacci Q, ottieni uno scudo, eccetera, eccetera. Come vedete, questo scudo che abbiamo appena ottenuto. E ovviamente ha un cooldown, questa abilità, di qualche secondo, di 10 secondi, ok? Perciò non è che possiamo ottenere scudi su scudi, però è comunque uno scudo che ci è molto utile e ovviamente in lane è utile per fare i trade, ok? Per esempio, quando se lo giocate in lane, in top lane, potete decidere di fare un trade quando avete la passiva disponibile, ok?
Quindi questa è la passiva. Da notare che la Q, se noi, allora, la Q è questa abilità che ci consente di trasportare la spada di Shen, che è questa qua, a noi, ok? E quando lo facciamo, quando la spada di Shen arriva a contatto, vedete, come in questo caso che l'abbiamo appena utilizzata, i prossimi tre attacchi di Shen fanno più danno. Se la spada attraversa nel suo percorso dalla spada a Shen, se la spada attraversa un campione nemico, il danno è aumentato ed è sulla salute massima del campione nemico, ok? Quindi questo è molto importante, dobbiamo cercare di far passare la spada attraverso un campione nemico per fargli più danno. Ho utilizzato la sweeping per togliere visione, ma ho visto che loro sono ancora rimasti e ho detto, ma diamo un'occhiata, vediamo com'è. Però la situazione ovviamente non è ideale per gankare. A questo punto vado a vedere se stanno facendo il drago. Poi continuo con l'abilità, abbiamo detto la Q, poi vi dirò la W, la E e la R. Allora, la W è sostanzialmente questa. Praticamente quando, attorno alla lama, allora, vedete che io adesso la richiamo, attorno alla lama si crea questa zona nella quale gli autoattacchi non ci fanno danno, ok? Quindi se noi la castiamo sia intorno ai campi della giungla, perché funziona anche sui mostri, che intorno ai campioni nemici, gli autoattacchi dei campioni nemici vengono annullati. Questo è molto utile contro campioni nemici che... Allora, prima cosa per pulire la giungla, perché blocchiamo, vedete, blocchiamo gli autoattacchi dei mostri. Seconda cosa, per combattere campioni nemici che si basano molto sugli autoattacchi, tipo, che ne so, gli Eddie Carry, Tryndamere, Nasus, eccetera. La E, invece, è un dash, quindi... praticamente Shen fa uno scatto in una direzione, come avete visto in questo momento, e provoca il nemico costringendolo ad attaccare Shen, ok? Combinato con la W, noi costringiamo il nemico ad attaccare noi, con la W annulliamo gli autoattacchi che loro ci fanno. Praticamente è un crowd control molto molto forte. Come vedete qua, sto andando ad aiutare Garen, utilizzo la R su Garen, mi teletrasporto. Utilizzo la E su Nasus, Nasus flescia e va bene così, abbiamo protetto Garen e fatto flesciare Nasus. La R è quella che avete appena visto. Allora, quindi la E è un taunt ed è molto è una provocazione ed è molto utile per ingaggiare, come avete visto. Ingaggiamo con il taunt, con la E, poi utilizziamo la Q per far passare la spada attraverso il nemico e poi la W. In questo modo abbiamo gli autoattacchi potenziati. Attenzione che c'è un'altra potenziale gank mid, non è detto che ci sia, ma forse con un flash Q, flash E, autoattacco. Attenzione che lui ha utilizzato, qui ho sbagliato alla grande, perché pensavo che lui non avesse la ulti, ma evidentemente ce l'aveva. E per questo motivo purtroppo sono morto. Ora andiamo avanti. Ok, andiamo a vedere. Ok, prendiamo la camera su Shen. E quindi ecco, la combo principale per Shen è E, così che passiamo in mezzo al nemico, Q, così che la spada passa attraverso il nemico, e W. In questo modo il nemico è costretto ad autoattaccarci dalla nostra E, però con la nostra W noi assorbiamo tutti i danni che ci fa, e con la Q abbiamo gli autoattacchi potenziati, ok? Intanto andiamo a cercare di aiutare la nostra botlane. È una buona occasione per gankare. Vediamo come va. Utilizzo la E, non becco nessuno perché flashano tutti e due. E a questo punto la nostra gank sinceramente è abbastanza positiva, perché siamo riusciti a prendere due flash dalla squadra nemica. E in questo momento abbiamo la priorità, perché la botlane è praticamente molto bassa in salute o in base, e oltretutto schiacciata sotto la torre, e per questo possiamo fare il drago. Facciamo il drago. È molto importante, raga, in questo meta fare i draghi. Quando vedete che c'è un drago up, che c'è un drago disponibile, dovete concentrare le vostre azioni nella parte della mappa in cui c'è il drago, ovvero la botlane, ok? Perché in questo modo riuscite magari a gankare bot, prendere la priorità bot. Se non sapete cos'è la priorità, vi rimando a un video sul come giocare giungla, che ve lo metto qua in descrizione sull'occhiello, in descrizione e sull'occhiello.
prendete la priorità e in questo modo riuscite poi a prendere il drago, che dà un vantaggio non solo a voi ma a tutto il team, ok? Quindi è veramente molto importante. E con i buff che ci sono stati in questa season 10 ai draghi, vi rimando sempre al video della giungla per un intervento più specifico, e è molto importante prenderli. Allora, gank, utilizzo... Ah, non l'avevo la E in questo momento, l'ho utilizzata solo alla fine, come avete visto. Purtroppo non avevo la E disponibile, mi ricordo benissimo che poi l'avevo scritto in chat perché l'avevo utilizzata sui Raptors e quindi non sono riuscito a far attaccare Blitzcrank, a farmi attaccare da Blitzcrank e proteggere in questo modo Morgana. Noi continuiamo la nostra clear, che come vedete è abbastanza lineare, cerchiamo sempre di andare in una direzione, no? Per esempio dalla bot lane verso la top lane, non fare, che ne so, blu e poi torno indietro, salto i lupi e faccio i Raptors e poi... Capito? Perché la clear deve essere lineare, dobbiamo andare da un punto all'altro della mappa senza saltare i campi, ok? Perché in questo modo abbiamo sempre i campi in ordine. Se no, se non li abbiamo in ordine, sprechiamo tantissimo tempo per andare da un campo all'altro, ok? Prendiamo lo scatto crab che era disponibile e ovviamente anche con i mostri. Attenzione, abbiamo trovato Lee Sin. Utilizziamo la Q, forse lo uccidiamo. Forse con il red buff abbiamo ucciso Lee Sin con il red buff. Sinceramente non mi aspettavo che fosse lì che stesse facendo il... l'Herald, e per quello che non ho controllato. Prendiamo intanto questa ward. Notate quando utilizzo le sweeping lens, è abbastanza importante, specialmente quando si invade come in questo caso quando si passa nel fiume. Poi le abilità da maxare: la prima abilità da maxare è la Q, la seconda la E, la terza la W e quando potete la R. Sto utilizzando la R in bot lane. Utilizzo poi la E appena arrivato. Non riusciamo a prenderci immediatamente la kill su Ekko, ma forse con questo flash di Leona sì. Abbiamo preso la kill su Ekko e Caitlyn ha preso la kill su Aphelios. Quindi perché è forte Shen Jungle? Per questo motivo. Voi potete continuare a farmare nel frattempo e utilizzare la R per raggiungere il fight, ok? Questa è una cosa molto importante che vi consente però, qui ho sbagliato la clear, che vi consente però di farmare, quindi rimanere comunque alti in livello e in esperienza. Come vedete io sono livello 9, lì è livello 7, e allo stesso modo gankare con una ulti che ha portata a una portata infinita, cioè tutta la mappa è coperta dalla ulti di Shen. Non so se ve ne ho parlato in maniera specifica ancora dell'ulti di Shen. Intanto sto facendo una cosa un po' rischiosa. Ok. Non so se ve ne ho... Ok, utilizzo la E. Non riesco a prendere la kill. Devo stare attento al hook di Blitzcrank per doggiarlo. Utilizzo il flash e ci siamo. Mi sono salvato in calcio d'angolo. La R di Shen praticamente consiste in questo. Noi possiamo utilizzarla su bersagli alleati. Esclusivamente su bersagli alleati. Perché... ci teletrasportiamo sul bersaglio alleato e appena arriviamo gli diamo un grosso scudo. Ovviamente questo è utile perché riusciamo a gankare praticamente da qualsiasi posizione sulla mappa e anche per questo motivo in realtà potrebbe essere una buona scelta quella di prendere Ultimate Hunter come runa. Intanto vedo che Blitzcrank è un po' fuori posizione, Leona lo rallenta, però non credo riusciamo a raggiungerlo. No, infatti non ci siamo riusciti. E per quanto riguarda la build invece, come vedete il primo item che ho preso è la Cinderulk. Il secondo item che prenderò è la Titanic Hydra. Non so se ce la faccio a prenderlo in questo momento. Sì, secondo item che prenderò è la Titanic Hydra, perché ci aiuta tantissimo nella nostra clear. Perché se ha un problema Shen è quello che la clear nei campi numerosi come i raids, come i lupi eccetera eccetera è un po' lenta, perché le sue abilità sono abilità che fanno danno principalmente ai bersagli singoli. Quindi quello che vogliamo fare è prendere la Cinderulk che aiuta con il danno del burn, ma anche la Titanic Hydra che come vedete aiuta ancora di più. In questo modo possiamo farmare sempre più velocemente e essere più disponibili per le gank. Sono due volte che passo qua e non pulisco la ward. Se vi capita di fare una roba del genere, pulitela. Ah, no, ok, non l'ho fatto perché volevo andare ad aiutare la bot. In questo caso ha senso. Vediamo come va. Mi accorgo che sono 3 contro 1 e quindi utilizzo la E per schivare il grab di Blitzcrank.
Dopo della Titanic Hydra, che sarà il secondo item dopo la Syndarook, quindi Syndarook, Titanic Hydra, possiamo scegliere di andare ancora aggressivi prendendo magari una Trinity Force, oppure se non stiamo andando benissimo possiamo prendere magari una Sterax Gauge o andare completamente tank. Intanto utilizzo la R, però non so se in questo caso riusciamo a raggiungere. Ecco, viene immobilizzato da Morgana, utilizzo la E su Ecco, la Q e riusciamo a raggiungerlo e ci prendiamo un'altra kill grazie alla nostra R. E questo ci consente di andare a farci il drago, avendo la priority in mid lane, e riusciamo a fare il drago molto velocemente e senza ovviamente rischi. Come vedete a livello di farm sono 99 a 73, quindi sto andando abbastanza bene. E io sto cercando di fare una trappola perché ho utilizzato la sweeping per vedere che non c'era nulla, non c'erano ward. Ora vediamo come va. Ho utilizzato la E ma non ho beccato Blitzcrank. Utilizzo la W, la Q e forse la kill su Blitzcrank riusciamo a prenderla. E ora vediamo se riusciamo a prendere anche quella su lì. Sì, ho preso anche la kill su lì e adesso è un po' rischioso inseguire. Ok, l'ha fatto, ha preso la kill comunque. Era un po' rischioso inseguirla. Attenzione, c'è Ecco. Credo che morirò. Utilizzo il taunt, la Q, la E, la W. Attenzione, che forse riesco a prendere la kill. No, per poco, ma stavo per riuscire a prendere anche quella kill. Ora andiamo avanti. Come vedete, il secondo item, la Titanic Hydra. Ok, sono spawnato e adesso credo che andrò verso la bot lane per farmi la mia clear, che ovviamente partirà dai Krags, poi faremo i raids, poi faremo i lupi che spawneranno nel frattempo e poi il Gromp. Come vi dicevo, per mantenere sempre una clear abbastanza lineare. Utilizzo la Q e adesso non c'è... Allora, se nelle prime clear avevo bisogno di utilizzare magari la E per fare un po' più di danno, adesso me la tengo perché se c'è bisogno di intervenire velocemente come in questo caso avrò la E disponibile, ok? Intanto vediamo se riusciamo a gankare, ma non credo ci sia bisogno perché Caitlyn si è presa la double e quindi bene così. E vi dicevo che quindi se all'inizio la E la utilizzo per pulire i campi, da un certo momento in poi, ovvero da quando prendo la Tiamat, non la utilizzo più perché ho abbastanza danno per fare i campi velocemente e non c'è bisogno di utilizzare la E, che mi potrebbe invece servire per gankare, ok? O per intervenire, per proteggere qualcuno, eccetera eccetera. Utilizzo la E per schivare. Allora, intanto c'è Lee che attacca la torre e lo uccido molto facilmente. Flasho la W di Ecco. Utilizzo la Q su Ecco, la E, e mi prendo la kill su di lui e quindi double kill. Adesso credo che sia una buona cosa pushare la wave e magari andare a cercarsi di prendere il Rift Herald. Però sto pushando e basta, non so. O forse vado... Ok, ho la R disponibile, quindi potrei andare top o mid. Però credo che top sia la scelta migliore. Ovviamente cercherò di non utilizzare la R fino a che non c'è bisogno. Però in questo caso c'era bisogno. Utilizzo la R e poi la E. Non lo becco perché flasha. E quindi è comunque worth per noi. È comunque... ci guadagniamo perché... Ok, e intanto lui muore comunque. Ci guadagniamo perché il cooldown della mia R è più basso del cooldown del flash, ovviamente. Anche se il cooldown della R di Shen è molto molto alto. E quindi bisognerebbe utilizzarla solo nelle situazioni in cui... siamo sicuri di farci qualcosa. Come dicevo, andiamo anche a prendere l'Herald. Così abbiamo preso per ora due draghi e l'Herald, che è ottimo. Per quanto riguarda gli obiettivi, lì ha preso solo un Herald, noi abbiamo preso due draghi e l'Herald, quindi siamo in vantaggio netto. Utilizziamo la E, ma attenzione che lui ci butta in mezzo ai nemici. Era una trappola. Morgana riesce a prendere la kill e riesce a salvarmi. Questa era un po' una cagata quella che ho fatto, perché ovviamente era possibile che qualcuno degli alleati di lì fosse in quella zona. Ovviamente mettiamo pressione un po' alla torre e Blitzcrank prende Luke su Morgana. Noi ci concentriamo sulla torre perché gli obiettivi sono molto importanti. Prendiamo la torre e attenzione perché utilizzo la E su Ecco.
e Ekko utilizza la sua R, purtroppo non sono riuscito a prendere nessuna kill in questo momento e è abbastanza in realtà pericolosa la situazione. Allora, utilizzo la E e riesco a prendermi la kill su Blitz, ma adesso mi uccideranno ovviamente. Vabbè, era una situazione un po' del cavolo, dovevo forse andar via prima, non forse, sicuramente andar via prima. Quando riconoscete che una situazione è pericolosa, invece di restare, anche se per aiutare i vostri compagni, andatevene, perché è molto meglio rimanere vivi che morire cercando di aiutare i vostri compagni e magari dare un ace al team avversario, che in questo caso si è potuto prendere il drago proprio perché eravamo tutti morti. Cerchiamo di non fare queste robe. È stato un errore anche mio, ovviamente, perché potevo rimanere vivo e magari cercare di interromperli mentre facevano il drago, o di rubare il drago utilizzando la E per andare oltre il pozzo e lo smite al momento giusto. È una cosa che potevo provare a fare, ma vabbè, non ce l'ho fatto. Ho sbagliato. Per ora abbiamo 9 kill, 3 morti e 8 assist, quindi un punteggio molto positivo. Quando mi fermo così, probabilmente perché sto guardando nella mappa se qualcuno ha bisogno della R, anche se non credo che sia disponibile, o forse sì. Mi sa di sì. Ok, in questo momento possiamo pushare le lane perché siamo in vantaggio e possiamo cercare di prendere delle torri. Ora, la nostra posizione è buona, dovremmo cercare magari di continuare a pushare mid, e Morgana dovrebbe stare con noi. In questo modo consentiremo a Garen di splittare. Allora, Garen ha bisogno d'aiuto, non so se utilizzerò la R su di lui o se deciderò invece di... Ok, credo di sì. Vediamo. Non ho utilizzato la R su di lui. Adesso sì. La utilizzo perché sono sicuro in questo caso di prenderci la kill. Abbiamo preso la kill su Nasus. Ho abbandonato la mid lane perché era un posto un po' scomodo in cui stare, visto che Morgana, invece di essere con noi, è andata verso Garen. Quindi noi eravamo 3 mid lane e 2 top lane, il che significa 2 top lane contro 1 e 3 mid lane contro 4, ok? Eravamo in uno svantaggio numerico molto grosso e quindi ho deciso di fare la cosa più safe, che era aiutare Garen e Morgana e allo stesso tempo salvarmi con la R. Allora, Garen insegue Aphelios. Noi utilizziamo la E su Aphelios, poi la Q e la W, ci prendiamo la kill e credo che inseguiremo ancora per un po' lì, ma non riusciremo a prenderlo perché lui ha ovviamente molta più mobilità di noi. No, l'inseguimento continua perché comunque loro stanno mettendo molta pressione in top lane. Io potrei flashare e utilizzare la E, o utilizzare esclusivamente la E. Quando gira l'angolo è il momento migliore perché la distanza si riduce. Gira l'angolo, flash E, Q e ci prendiamo la kill su lì. Ora c'è anche Nasus qua in mezzo che flasha e si prende la kill su Morgana. Noi abbiamo la E, la utilizziamo e credo che ci prendiamo la kill su Nasus e poi continuiamo a fightare. Utilizziamo la Q, la E sempre ovviamente sul bersaglio squishy che è Ekko. Continuiamo ancora a fightare e ci pigliamo anche la kill su Blitzcrank, immagino. No, molto meglio, utilizzo la E sull'ADC. In questo modo diamo la priorità al bersaglio che fa più danni, ok? Che è una cosa che dovremmo fare sempre, al bersaglio più squishy e che fa più danni. Quindi scelta saggia quella di risparmiare Blitzcrank per andare ad uccidere Aphelios. Ora, Blitzcrank missa Luke su di me, il grab su di me. Utilizzo la E, la W e la Q ovviamente. Non credo che il game sia ancora finito. Stiamo praticamente mettendo pressione nelle torri dell'inibitore, no, del Nexus, e adesso ci trasferiamo qua perché ovviamente rimanere lì non aveva senso perché eravamo in troppo pochi per riuscire a prendere le torri, quindi andiamo qua e riusciamo magari a prendere questa di torre, che ovviamente è difesa meno strenuamente dagli avversari perché è una torre dell'inibitore e non una torre del Nexus. E ovviamente credo che adesso ci pigliamo la kill su lì. Utilizzo la Q. Ovviamente ricordate sempre di utilizzare anche l'attiva della Tiamat per fare ancora più danni. E questa è una situazione brutta, dobbiamo andare via. Infatti utilizzo la E per disingaggiare e immagino che recollerò. Esatto.
Il Baron potrebbe essere una buona call in questo momento, anche se c'è anche il drago che sta per spawnare. Noi stiamo andando, vediamo dove andiamo. Andiamo al drago, perché sinceramente non immaginavo che loro potessero fare il Baron, e invece lo stanno facendo. Io ero un po' indeciso sul da farsi. Alla fine decido per andare per cercare di stoppare il loro Baron. Non credo che arriveremo in tempo, però. E siamo solo due. Utilizzo la E, ma non riesco a beccare Aphelios. Becco però Ecco, anche se non riesco a killarlo. L'abbiamo interrotti effettivamente nel fare il Baron. Utilizzo la R su Caitlyn per difenderla da Nasus, che ovviamente l'avrebbe shottata. Caitlyn così può rimanere viva ed uccidere Lee Sin. Noi andiamo ed ingaggiamo su Nasus, che dovrebbe morire. Ok, Nasus è morto. E adesso potremmo farci il Baron, oppure andare mid e prenderci la torre. Decidiamo di farci il Baron perché siamo 5 contro 3, contro 2. Solo 2 di loro sono vivi, e quindi è praticamente un Baron completamente gratuito, che prenderemo senza dover sacrificare nessun membro del nostro team. E adesso andiamo a farci anche il drago? Non so, forse potremmo... Non mi ricordo bene com'è andata, però forse potevamo tranquillamente andare mid lane. Vabbè, alla fine siamo andati a farci il drago. Ci avviciniamo. E credo che questo sia il nostro terzo drago, non il quarto. Sì, infatti, è il terzo, non il quarto. Forse non c'era bisogno di farlo, potevamo sfruttare subito il Baron per mettere pressione mid lane. Questo forse è stato un po' un errore. Io sto recollando... Come vedete, il terzo item che ho preso, siccome stava andando molto bene, era la Trinity Force, che aumenta ovviamente di molto i miei danni e che sinergizza benissimo con la Q di Shen, così come il press di attack. Il press di attack, dopo 3 attacchi, facciamo danni... Allora, il terzo attacco fa danni bonus sul bersaglio, e dopo 3 attacchi facciamo... praticamente il bersaglio è indebolito e prende un po' più danni da tutte le fonti di danno, quindi anche dai nostri alleati. La Q sinergizza benissimo con il press di attack, perché i 3 autoattacchi potenziati che la Q ci dà scalano, quindi il terzo autoattacco è il più forte, e il terzo autoattacco è proprio quello che viene potenziato anche dal press di attack, ok? Quindi faremo un terzo autoattacco molto molto forte, e la Shin sinergizza bene con la Q perché potenzia un autoattacco dopo che abbiamo utilizzato un'abilità. Quindi dopo che utilizziamo la Q ci abbiamo l'autoattacco potenziato per la Q e l'autoattacco potenziato anche per la Shin, ok? In questo modo facciamo veramente tanto danno. Possiamo tranquillamente prendere la torre senza problemi. Non solo la torre, ma anche le kill, come vedete. Prendiamo anche l'inibitore. E a questo punto credo che il game vada verso la conclusione. Spero che questo gameplay, raga, vi sia piaciuto e vi abbia spinto un po' a giocare Shen in giungla, che secondo me è veramente un buon pick, specialmente in elo basso, in cui non ci sono molti jungler aggressivi che potrebbero disturbarci in early game. Quindi ecco, vi consiglio di giocarlo. Ricordate che sono su Twitch martedì, tutti i martedì e tutti i venerdì dalle 21 alle 23. Martedì streamo Resident Evil, venerdì streamo ovviamente League of Legends, ok? Quindi ricordatevi di venirmi a trovare anche su Twitch, mettete like al video, iscrivetevi al canale, e vi ringrazio per essere stati con me in questo bel video, e ci vediamo alla prossima.